stavi chiedendo perché ci siamo sparati 6 ore di viaggio per andare da Imperia a Pomposa entro le 9 del mattino. Sinceramente un po' me lo sto chiedendo anch'io. È stato un viaggio lunghissimo. Sono della Madonna. Ragazzi, stiamo per fare l'abilitazione per guidare le macchine grosse. Esatto, avete capito bene. Questo video uscirà sicuramente dopo la gara del Canavese, ma cronologicamente nella vita reale è prima. Ed è il primo video vlog fatto interamente da Adriana. Io farò solo il montaggio e sarò un po' il protagonista, ma è tutto ideato da lei. E appunto per fare cosa stiamo facendo? Stiamo facendo appunto l'abilitazione per guidare macchine più potenti e poterle portare tutte, perché quest'anno uno dei nostri obiettivi è correre sulla terra con un 4x4. Adesso vediamo se ce la faremo, però intanto sapere di poterlo fare è già il primo passo. Quindi siamo qua al circuito di Pomposa, dove tra poco arriverà la nostra macchina che probabilmente avete già visto di sfuggita, e faremo qualche giro in pista con a fianco l'istruttore federale ACI, che ci dirà se siamo in grado di portarla. Capito? Piero Longhi, grande Piero Longhi. Il primo che entra deve fare qualche giro in più. Più veloce quando facciamo il cambio. Allora, per fortuna vostra non c'è teoria, perché sennò... Ciao. Cambiamo in già categoria. No, a parte gli scherzi, quindi è solo pratica. Il test è abbastanza, direi, semplice. Ci alterniamo io e Max, siamo di fianco, abbiamo parlato anche con Fabio. Facciamo, qui avete già girato, qualcuno ha girato, qualcuno no? Nessuno? Boh, comunque faremo, a parte il primo che forse fa qualche giro in più senza bang per scaldare le gomme, facciamo 2 giri senza bang. A quando passiamo sul rettilineo qua, accendiamo il bang e ne facciamo almeno 4, diciamo, se è tutto ok, ne facciamo almeno 4. Se c'è qualche problematica in più, possiamo fare qualcuno in più. Guidate come sapete fare, senza esagerare, perché se ci facciamo del casino è peggio. Intanto noi prendiamo i tempi, però quello è per, diciamo, per un report per la scuola federale, ma non è che dovete farlo tempo assoluto. Poi tutto, la situazione, come vedete, abbiamo una 7. Due cose: quando non accendiamo il bang, questa qua in road, diciamo, in questo riduttore ha un limitatore molto basso, quindi dovete metterlo in marcia, perché a 4000, se accendi lo spiega, se tirate non va. Quando accendiamo il bang, sul display davanti si vede solo il numero verde, delta verde, delle marce. Quando diventa rosso è la vostra cambiata. L'ideale è che cambiate a rosso, se cambiate un po' troppo sotto non va. C'è solo un regolatore dell'acceleratore. Questo lo teniamo, cioè nel senso che è più aggressivo o meno. Questo, secondo me, a 5 posizioni andiamo 2 o 3, perché meno aggressivi siamo. Ora scende. Sì, è diciamo, la risposta. Però visto che voi non siete abituati, non è il massimo, diciamo, usarla al 100%. Sì. Per il resto basta, poi divertitevi visto che la macchina non l'avete mai usata. Sì. Boh, dai, il grazie. primo.
Sì, è nel bar. Allora, la cosa sembra semplice, tesoro, però è tutt'altro che da sottovalutare. Sono molto, molto curioso. Tutti dicono che è una sciocchezza, ma non ne sono così convinto. Adesso vediamo come si comportano gli altri. Più che altro non conosco la pista, ma diciamo fortunatamente non sono l'unico in questa condizione. Cos'è il bang? Attenzione, il bang è praticamente una funzione della macchina che è gestita in modo elettronico, in modo tale da lasciare la turbina sempre in tiro, così che quando tu devi andare ad accelerare la macchina è subito pronta, senza invece deve caricare ogni volta. E infatti la potenza è molto diversa, a parte che vabbè, oltre al proprio il bang in sé cambia proprio tutta la mappa della macchina. Infatti, visto che durante il briefing ci ha detto che senza bang c'era un limitatore a 4000 giri, quindi la macchina non ha potenza, mentre con poi hai tutta la taratura giusta da corsa. E invece serve la licenza soltanto per questa potenza? Cioè serve l'abilitazione soltanto per la potenza o anche per altro? Il peso potenza. Allora, ti volevo chiedere. Parla verso la videocamera. Che cosa ti aspetti? Come comincia da capo. Dai. Allora, amore, ti volevo chiedere. Prima di salire in macchina, che cosa ti aspetti da questa esperienza? Allora, mi aspetto tanta potenza e tanta... La strada è molto viscida. Abbiamo montato comunque delle gomme da asciutto, come diceva prima il professore. E sono delle sette della Pirelli, quindi comunque la gomma è abbastanza morbida. Però ci ha comunque bagnato, quindi me l'aspetto molto instabile. Sono curioso di vedere se quello che ho in testa di come affrontare le curve poi lo puoi fare nella realtà oppure è molto più difficile. Te lo saprei conoscendo. Vado. Ok, facciamo due giri in road, sì. Guarda la pista, non c'è mai girato? Mai. Ok, abbastanza semplice, guarda molto avanti, tutto aperto, okay. Vai pure. Devi mollarla un po' più piano, farla un po' sfrizionare. Ok. Tira su anche di giri motore, una volta che hai mollato, no, non fare così. L'emozione. Quando tu sei lì, rimani lì fermo, va bene. Lei sfriziona, perché se vai giù col piede e ritorni su, boom, si spegne. Ok. Perché è molto... Aspetta. Molla la frizione. Quando attacca, stai lì col piede fermo. Fermo lì, accelera. Così. Ce l'abbiamo fatta. Scusa, viene. Bang, via, al rosso, non anticipare il gas, ok, perché a ruote sterzate va dritta, hai visto? Sì. Devi riuscire ad arrivare in frenata fin dentro il centro curva, man mano che apri lo sterzo acceleri, via. La spia, non prima. Ah, ok, sì, scusami. Se no spinge meno. Ok.
Ci sta anche la terza qua col bang, eh? Ok. Vedi che ti chiama marcia. Ok. Yeah. A spia. Ah sì, scusami. Se no spingi la metà, eh. Ok. Questa è la seconda, perché... Ok. Via, allargati. Ok. Seconda. Questa è buona di terza, accompagnala col gas, via, apri, ok. Spunta il cordolo. Ah, mica, ce n'è ancora tanto. Ah, sì. La frenata è quella cosa più difficile. Però sei già uno che frena abbastanza bene, eh? Ok, buono l'ultimo giro. L'ha fatto buono? L'ultimo giro buono, sì. Cioè, sono tutti buoni, però hai tirato giù mezzo secondo. Ah, ottimo. Sì, perché ho forzato un po' di più le frenate. Sì. Soprattutto in questo settore qua e laggiù dal centro. Allora, la frenata è una delle cose che quando tu arrivi dal due ruote motrici è difficile da metabolizzare, perché frena veramente tanto. Minchia. Avendo la doppia trazione, certo, due ruote motrici, un chiodi dietro, un chiodi davanti, no? Questa invece fa un po' più fatica, quindi... Ma non è solo... Quando tu inizi a sfruttare la frenata, poi fai bene le curve. Certo, perché entri dentro col freno carico. Bravo. E riesci a girarla. Sì, perché sennò qual è il rischio che ogni tanto hai fatto? Freni in anticipo, molli il freno, entri in curva e metti giù il gas e la leva dritta. Perché ti rendi conto che potevi entrare più forte, sì, farla più forte e quindi sprechi. Però tempo. Se fai così si scarica il muso e la leva dritta. Certo. Invece se tu freni giusto sei costretto a frenare fin centro curva. Certo. Poi molli il freno, man mano che raddrizzi butti giù. L'altra cosa, devi stare col bang, devi stare molto all'occhio. A non anticipare il gas, perché col bang spinge, se tu lo anticipi che sei ancora al centro curva la macchina smusa. Smusa. Certo.
Per il resto hai visto, soprattutto il circuito è molto semplice, tra virgolette. Sì, poi in PS fare i tempi, c'è l'ultimo gradino dove percorrenza di curva e frenata devi sfruttarle, per fare i tempi devi sfruttarla lì, e lì certo. Non è facilissimo. Poi è anche molto più pericoloso. Sì. Poi per il resto, bene, ecco, vedi che ti facevo segni, ricordati, mentre i primi due arrivano dai kart, tutto l'ho visto subito, perché chi arriva dai kart, sì, chi fa pista, le traiettorie le fa subito bene, tu ricordati anche in PS, sfrutta tutta la strada, tutta perché la strada. Prima tu, soprattutto con una macchina così turbo col bang, prima tu raddrizzi e prima puoi mettere giù. Per raddrizzare il prima possibile devi sfruttare tutto, cordole, certo, non cordole, anche l'uscita là, vai sul cordolo, cioè cordolo è basso, vai sul cordolo, perché solo mezzo metro, invece che lo sterzo così ce l'hai così. E così hai fatto, e la macchina spinge, sì. Fantastico. Sì. Okay. Quindi tutta la strada, cioè in pista ancora di più perché è un po' più evidente, certo, ma anche nei rally è così, soprattutto se hai delle strade con, diciamo, doppia corsia, piuttosto che quando tu inizi a sfruttarla in quella maniera, vai più forte, sfrutti meno la gomma e sfrutti meno la macchina. Ed è un grande andare. Sì. Piero, vuoi salutare i fan di Asino Corse? Asino Corse? Asino Corse. Ah però, sì, ciao a tutti. Gliela faccio portare da lui? Ci provo. Aspetta. Tenuta molto legata, e io pensavo veramente molto più potente, però ragazzi, che andare, è divertente, è un giocattolo, è un giocattolo, sì, è molto semplice, sembra di guidare la 208 R2B, anzi forse 208 R2B più difficile, sì, è molto semplice da guidare, poi sai, sulla strada portare al limite è diverso, però è molto intuitiva, diciamo, per la macchina, dai. Allora, Samuele ha finito, vediamo un po' se le prime impressioni erano quelle corrette. No, ho sbagliato tutto. Allora, innanzitutto la macchina, un po' per le traiettorie esasperate, come ci ha spiegato Piero in macchina prima, un po' per appunto un primo approccio, un po' come sono sempre io, un po' più stretto, non l'ho sentita così potente come me l'aspettavo, al contrario una frenata pazzesca, potevo frenare, avete visto comunque io giro dopo giro cercavo di fare sempre di più, oltre il 100, oltre il 50, e l'ultimo giro sono riuscito anche a frenare oltre il 50 e ce n'era ancora, quindi vuol dire che da quinta piena puoi veramente fermarti e fare un tornante in pochissimi metri, e adesso mi spiego tanti crash che succedono in gara sulle R5. Adesso ho molta più consapevolezza del tipo di incidente che succede e del perché succede. Per il resto la macchina è veramente un giocattolo, forse più facile della 208 R2B. Forse. Forse. Non è detto. Da oggi posso guidare anche le VRC. Promosso? Cari telespettatori. Sai che qualsiasi cosa registri verrà usata contro di te. No, questo no. Allora. Bene amore, adesso che abbiamo festeggiato, siamo felici, abbiamo visto com'è andata, mi hai detto le impressioni. Io ho una domanda. Ah. Come mai all'inizio non riuscivi a partire? Perché sono un coglione. Allora, praticamente la Skoda, anzi al posto delle macchine che abbiamo guidato fino adesso, non ha la pedaliera originale, ha la pedaliera in verticale, di quelle imburonate sul pavimento, di conseguenza la frizione è un pelo più difficile delle altre macchine, inoltre proprio la frizione, no? Il pedale è molto più dura, quindi è molto più difficile, e io come un coglione che cosa facevo? Acceleravo per partire, poi staccavo la frizione, sentivo la macchina spendersi e la rischiacciavo. Facendo così, con la frizione del rame si crea
un effetto domino che ti fa spegnere la macchina. Praticamente cosa devi fare? Devi accelerare un po', lasciare la frizione, lasciare che la macchina parta e poi non toccarla più e poi la levi. Invece io sono un coglione, quindi ci ho messo un po' a capire. Ok, adesso un'altra domanda. Anche se il tempo era quello che era, la pista come l'hai trovata? Bella, sembrava di andare sull'asciutto. Nei punti dove dovevi forzare un po' di più l'anteriore, no, era un pochettino più scivolosa, però erano anche errori di traiettoria. Io tentavo di ritardarla molto, però tenevo comunque chiuso lo sterzo, come ci ha fatto notare Piero, di conseguenza l'uscita di curva tendeva a sottosterzare. Se invece la lasciavo andare di più, era molto meglio. Ma amore, quei pezzi che ho messo non li mettere contro di me, ti ammazzo. Facciamo la conclusione del video, che Adriana si stava dimenticando. Che vlogger. Io l'ho detto che faccio schifo. Bene, allora con questa giornata è stata sorpresa perché non volevo dirlo a nessuno, infatti non era uscito niente fino all'ultimo. Adesso il vostro asino può guidare tutte le macchine da corsa, VRC comprese. Che spettacolo! Sapere di poterlo fare è bello, però farlo Aspettiamo. Poi sarà un'altra cosa. E con questa giornata qua spero di avervi aiutato un po' e fatto capire un po' le dinamiche, appunto, di licenze e abilitazioni varie. E noi ci vediamo al prossimo video. Grazie ragazzi di aver guardato. Fate i complimenti ad Adriana, dai, che è stata brava. Non ho ancora guardato i video, però. Vlog sulla muto. Fiducia. Io al giorno ho quasi su YouTube. È arrivato il momento di panico paura della giornata. E la vera domanda è: la GoPro ha preso l'audio? Sì, sì. Sì, senti. Certo, perché sì. Ora dimmi che cosa vuoi di più, contenuti e varietà, altro che a rotino, bro, qui c'è un asino in città, da notte rotonda e cocktail preferito, BMW 30 e parte posteriore, Liguria la ragione del tuo test preferito, attiva le notifiche, schiaccia pollicione, yeah. Asino, 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 corse.